su RTL 102.5. Tutti i giorni il countdown radiofonico Aspettando Sanremo ci porterà all'inizio della 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ogni giorno dalle 18 alle 18.30 i big e i giovani ci racconteranno le emozioni, le aspettative, le sensazioni e i preparativi che li accompagneranno alla prima serata del Festival di Sanremo. RTL 102.5. Very normal people. No, c'è già coda adesso, voglio dire, non ho capito. Aspettando Sanremo. Sentito prima dalle informazioni. Savino, coda. Non cominciamo a litigare. Guarda, eh. Michelle. No, come si chiama Savino di nome? Pier Francesco. Pier. No, ci sono già code sull'autostrada a Ventimiglia. Stanno tutti per andare a Sanremo. Ma dai, non meno male d'accordo. Che una è venuta non qui a Cologna. Sono d'accordo con te. Sono solo d'accordo che c'è Nina Zilli. Ciao a tutti. Ciao Nico, ciao Plati, ciao a tutti. Perché pare che siano un po'. Stiamo andando d'accordissimo. Vabbè, insomma, dai, si dice. Modi diversi di intendere il festival. Ci sono già questi gossip. Capito? Si parlassero un attimo prima, no? Ma niente. A noi interessa la musica, siamo qui per questo. E quanto siamo? Da numero? Numero 4. Vabbè, uno da. A volte ritornano. uno da giovane. Sì, e gli altri tre nei big. Eccomi qua. Quest'anno con una canzone che si chiama Senza appartenere, dicevamo, va molto all'infinito quest'anno. Nei titoli, evidentemente. Adesso, sono andate, va un casino quest'anno. E non è una effetto che forse bisogna anche sottolineare, come dire, certi stati d'animo. E poi in questo caso c'è una canzone che ti è uscita dalla penna, hai detto tu quasi inevitabilmente. Per esatto, cui... sì. E tanto che appunto mi è uscito il disco da poco, sono reduce da un tour, anzi ero proprio in tour mentre poi l'ho scritta e non mi aspettavo, no? Però. Scrivendo quello che vedo, quello che vivo, ovviamente ogni tanto è autobiografico e ogni tanto invece insomma uno sente il bisogno di scrivere più universalmente, no? Notoriamente anche la canzone è letteratura, che ci piace o no, ma le canzoni ormai si studiano anche all'università, i testi pure. Quindi questa è soltanto tua, l'hai scritta solo no, tu? No, l'ho scritta con... assolutamente insieme a Giordana, che è un'altra cantautrice, una grandissima femmina, una grandissima autrice, e Alessandro. Quindi l'abbiamo scritta in tre, tra musica e parole, e è una ballatona, penso di poterlo dire. Certo. Ok, perché poi non so cosa posso dire, qual è il cosa limite? No. Esatto. È una balla. Esatto, e quando è uscita è proprio, cioè il nostro pensiero è volato dritto all'Ariston, sì. Che il luogo migliore continua ad essere, almeno per chi vuole promozionare, in questo caso a maggior ragione con la gestione cosiddetta di Claudio Baglioni, un prodotto e al tempo stesso un progetto, come dice lui, perché non è solo la canzone che vale, ma certo, è certo, assolutamente. Ma viva Dio, no? Sì, assolutamente. Che non sia soltanto una canzone, no, non sarebbe qualche dubbio, nel senso che chi accetta un ruolo del genere sa perfettamente, Baglioni l'ha anche detto l'altro giorno in conferenza stampa, che è un programma televisivo, oltre che una manifestazione. Ah, no, assolutamente. No, il progetto sì. Io intendevo per l'artista, certo, ovviamente. Certo, no, però quindi... se un artista avesse anche solo una canzone, non fosse un progetto intero. Ah, ok, se la canzone è bella, no? Certo, beh, la però, musica deve vincere, certo, sempre su però tutto. Se oltre alla canzone bella c'è pure il progetto, meglio. Continueremo a indagare, siete due donne alfa voi due, non c'è dubbio alcuno. Ma anche tu, guarda. Anche tu. Sono donna purtroppo, avrei voluto. Però sei alfa lo stesso. Allora, 2010, Nina Zilli, l'uomo che amava le donne. Ci piace lo yeye. Io vorrei chiedere a Nina di raccontare un po' al nostro pubblico com'è per un artista andare a Sanremo e fare Sanremo. Ecco. Che cosa si fa? Cosa allora, fa un artista? Perché non è che canta una sera e basta. No. Allora, si fa praticamente di tutto. Innanzitutto ci si sveglia tra le 7 e le 9, se sei fortunato, le 9 del mattino è tardissimo. Dopodiché, vabbè, per quel che vi riguarda, iniziamo a tirarmi i capelli, truccarmi e vai di qua, di là, 8.000 interviste, fai le foto, fai le interviste. E dopodiché, finalmente, tu a un certo punto dici, che bello, arrivo in hotel... E arrivo mi qua. Preparo per andare a cantare. Quindi ragazzi è un'esperienza travolgente, anche Mauro l'ha vissuta, sulla sua pelle. Grazie a Dio, ringrazio non so quale Dio tra i tanti, ma non essendo il mio lavoro prioritario mai più. Vedi, lo dico, lo confermo. Vedi cosa qua. Anche tu hai fatto poi. Tutte le radio, tu, certo. Tutte. Siamo venuti anche da sì, da me te. Lo ricordo perfettamente. Però grazie, capisco certo. Lo stress che provochi, sì, al tempo stesso sì. Un fraintendimento anche minimo diventa sì, sì, una
tragedia, sì, 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 una cosa incredibile. Sì, sì, una parola detta fuori, una domanda. È tutta la tutto sotto la lente di ingrandimento, e alla fine anche i tuoi rapporti, cioè non solo dico quelli, non so, con le interviste, quelli professionali, però quelli proprio privati, esatto. Lì è il momento in cui salta tutto. Potrebbe anche perché l'artista non è che è da solo, no? Ma c'ha tutto un codazzo. E peraltro, esatto, esatto. Tra l'altro, no, tra l'altro volevo dire che quest'anno, cioè, viene mia madre, mio padre, mia nonna, Anna, e i due cagnolini, ragazzi. Allora, cioè, è meglio o peggio? Allora, loro lo sanno già perché sono venuti, hanno visto il festival altre volte, ma quest'anno soggiorneranno e loro sanno già che ci vedremo poco. Però devo dire che alla fine saperli lì è meglio. Comunque fa un po' più casa, sì, è meglio. È meglio, assolutamente. Senti, solo una curiosità, poi magari ne parliamo più diffusamente nel prossimo intervento. Quattro donne basta quest'anno. Sì. Noi sottolineiamo ogni volta e basta perché sono poche. Sono poche, ci però rendiamo conto che 150 canzoni, possibile che tra le 150 ci fossero solo quattro decenti portate alle donne? Non lo so, io so che secondo me dipende anche molto dal, per esempio, Malika, secondo me, non so, uscirà tra poco, capito? Sai quelle cose, anche Arisa non c'è, però secondo me è perché i tempi non erano quelli per loro, perché sicuramente mi rifiuto di pensare che non siano state prese proprio loro due, per esempio. Azzardo, ad esempio, Emma, che esce con un album il 26 di questo mese. Avrà presentato la canzone? Forse no, probabilmente no. Ah, forse non lo so, non credo, non credo, dai. Neanch'io, no? Non credo, però, magari non le interessava, però, no? Probabilmente. Questo è curioso. Esatto. Forse sì, probabilmente. Però cioè, posso dire che ne abbiamo una che ne vale 27, che si chiama Ornella Vanoni. Per cui va bene, ragazzi. È stata la nostra ospite qualche giorno fa. Ci siamo molto divertite. Allora, mi hai fatto fare tardi, sapevo io. Ecco, vedi, è colpa sua. È colpa sua. Colpa? Tu fai fare tardi. Scusate, ragazzi, scusate. Un po' di reggae. Un po' di reggae. Ha voglia, tesoro. Che bel reggae. Allora, Sanremo tra poco con Nina Zilli. Sei Nina come questa, quando c'hanno un filo di Giamaica in più. Esatto, un po' di levare. Un po' di levare piuttosto che di battere, oddio che brutto verbo. Vai, fai niente. Allora facciamo il così, vai. La nostra domandina, no? Tutti gli artisti di Sanremo che sono già arrivati da noi, le Vibrazioni, Eva, Barbarossa, Gazé, come Gazé dice Mauro, lo Stato Sociale, Canzian, Facchinetti Fogli, Noemi, La Sciura Vanoni, Bungaro Pacifico, The Colors, Ron e Renzo Urbino, a tutti questi artisti noi abbiamo chiesto di scegliere un artista tra i colleghi, ecco, su cui tu in questo caso, Nina, hai più aspettative. Vabbè, cioè forse sarà una risposta banale, ne abbiamo parlato prima, abbiamo detto che vale per 27, io la chiamo mia divina ogni volta che la vedo e quindi non vedo l'ora di sentire quello che combineranno sul palco Ornella Vanoni insieme a Shur Bungaro e a Mr. Pacifico. Quindi Ornella Vanoni. Tra l'altro già segnalata da altri artisti. Oh, perché cosa vogliamo fare? Molto chiaramente, prima del festival ci piacerebbe capire cosa gli artisti pensano dei colleghi relativamente al fatto, appunto, non tanto della vincita o meno, perché quest'anno sappiamo che non c'è l'eliminazione, quanto della aspettativa che un artista genera. Sì, no, sì. Sai una cosa? Non solo da uno, da Renzo Urbino. Renzo Urbino. E poi due anche Nina Zilli. Anche due. Devo dire comunque gli Eli, essendo io molto fan, so che voi avete sentito, io no, e quindi strepito, insomma. Anche se qualcuno ha detto relativamente agli Eli che sono, questo non possiamo dire che sono, non dire troppo, ti prego, movimentatissima come le altre, ecco, diciamo. Ah, solo ok. Oppure solo qualcuno questo. Già ha detto che ci sono anche gli Eli, quelli più giovani, lo Stato Sociale, li conosci? Ah, molto bene, sì, ho avuto la sfortuna di incontrarli a Bologna e di diventare una loro grandissima amica. No, infatti sto scherzando, sono simpaticissimi innanzitutto. Sì, sono emiliani. Ci troviamo molto bene. Battutari, veloci di testa. Io ricordo solo, credo che due parole si possano dire di un testo, no? Allora, due parole. No, per me no. Il testo ormai è uscito, però. Non tutto intero, non si può più citare più di tante parole. No. Esodati e scelti. Ah sì, vabbè, questo. Vabbè, basta. Tanto l'abbiamo già detto tre volte. Quindi i loro testi sono sempre molto divertenti, molto anche intelligenti. E peraltro innovativi. Senti, visto che lo dicevamo prima, tra di noi, saremo anche un programma televisivo, soprattutto per la Rai, sì, ovviamente certo. Tale
Hai fatto tanta televisione in questi anni, da conduttrice, fatto, da co-conduttrice, sì, da sì, giudice, sì, una valanga di roba. Esatto. Questo toglie alla musicista o aggiunge? Allora, no, no, toglie no, nel senso che la musica per me è sempre il mio primo grande amore, e la televisione o anche la radio, per esempio, sono dei mezzi di comunicazione meravigliosi, e siccome non è neanche il mio lavoro, cioè io mi diverto, non ho quella pressione, per esempio, che avrò quando si aprirà la porta, capito, dell'Ariston, inizierò a varcare la soglia. Però in questo caso non c'è l'eliminazione, no? Quindi no, esatto. Beh, va bene. Quindi è tutto molto più facile, dai. Sì, no? Però diciamo che l'eliminazione alla fine anche sempre arrivava proprio tardi, anche gli altri anni, per cui quest'anno ancora meglio. Va bene, non c'è. È anche molto più elegante, dai, no? Tornando, cioè, altro che elegante. Sì, forse ha poco senso eliminarne solo uno, effettivamente. Sì, sì. Se posso, però, io alla gara c'ho un... Mauro gli piace la gara. No, dice un po' di bagarre. Anche un filino. Un po' di... con la robina lì. Ho capito lì, la classe, lo stile, la qualità e tutto, ma siamo anche popolo e voglio dire, dal Colosseo in poi, tigri e leoni. Dai, quest'anno va così, però l'anno prossimo vediamo. Allora, 18:20 su RTL 105, Sanremo con Nina Zilli. Con... senza appartenere, canzone che ascolteremo tra poco. E invece me l'hai sentita per sempre 2012. Perché mi guardo? Ascolteremo tra poco in che film? No, ti no. Guardavo e dicevo cosa volevo sta dicendo. C'è chi l'ha già ascoltata. Volevo farti uno scherzetto, non diciamo niente sulle canzoni. No. Sai che non puoi cantare sì, niente. Sì, no, no, neanche le terapie d'occhio. Lo so. Niente. Carissima Anina. Ah, peraltro c'è una bella canzone, il nome è Nina che mi viene in mente adesso. Io la potrei cantare a lei. No. Ah, ma quella si può cantare. Nina. No, non cantare. Non puoi. Non puoi. Tu canti solo su quel palco d'ora in poi, va bene? Non puoi. Fermati. Va bene. Comunque, era quella la canzone? Sì. Bellissima. Comunque, microfoni spenti, stavamo dicendo che Mauro vorrebbe la parrucca di Nina. Esatto. Io i vestiti di Nina. Ma io anche quelli di Mauro, in realtà, perché ci sono delle coppie di un certo tipo. Voi due? Facciamo dei baratti. Ovvio, io la ho verdino menta, rosa maialino, che è proprio una delle mie preferite. E se pink, io ti sottoponessi ciprioso. Una magenta verso, verso il rosso? Per me è sempre bene. Va bene. Più colore nella vita. Scambi di colori, ce li facciamo, però i colori di Sanremo sono anche colori che non necessariamente sono chiari e splendenti. C'è un momento in cui quest'anno non ci sarà l'esclusione, no? Però uscisse una recensione il giorno dopo. Ah, no, certo, è il momento dell'abbacchio proprio, quando proprio ti abbacchi e dici basta, io perché sono venuta Le pagelle, qui? Le pagelle, no, no, le vogliamo pagelle, parlare ragazzi, delle pagelle. Allora, voi adesso io vi dico qual è la mia strategia. È non leggere niente. I giornali, niente. Ma neanche i social. Poi io di mio che ho ingoiato un pensionato, ora che trovo gli hashtag, le robe, le notizie, è passato almeno un mese. Vabbè, e quindi sono già andate. Ci vuoi dire che i tuoi, insomma, che stanno con te non ti spifferano? Ma va, figurati loro, anzi puntano sulla mia proprio incapacità di trovare le notizie, ragazzi. Se dei collaboratori bravi sanno benissimo che cosa piace, certo. O cosa gli fa bene o cosa non esatto, gli serve affatto. Sì, dicevamo sì. Delle pagelle perché per chi non lo sapesse, su tutti i quotidiani che escono il giorno dopo l'esibizione eccetera, ogni inviato sì. A Sanremo dalle pagelle agli artisti. Sono già uscite con gli ascolti della sì, prima esatto, stampa. Esatto. E secondo voi li ho letti? Non li provate a indovinare. Assicurati perché non sono per niente male. No, per quanto no, bene. Adesso infatti ieri, pensate proprio a questo proposito, ho chiesto al mio ufficio stampa, scusami Lucia, sono probabilmente l'artista più sgangherata che tu abbia, di mandarmi una sorta di rassegne. E hai visto, hai verificato. E adesso le verificherò. Ah, va bene. Allora incrocio le dita, No, passerà una bella serata. Intanto noi incrociamo le dita per te, ti salutiamo, ti ringraziamo per grazie questa grazie a voi, chiacchierata. È stato bellissimo. Non abbiamo parlato manco mezzo di un vestito, no, perché la Gina no, abbiamo parlato io e lei. Ho capito, ma gli ascoltatori. Hai visto che c'ha la stellina? La vogliamo anche noi. Ah, ve la porto. È via? Sì, no, sì. È un timbrino. Non bisogna metterci sul fondotinta come ha fatto adesso Fede scoprendosi i tatuaggi, no? No, sì. Non ho visto neanche quello, ragazzi. Ma quante notizie mi dà? Allora, tutte in una volta. Allora, 18:31, questo è il nostro Aspettando Sanremo, l'Aspettando Sanremo di RTL 102.5, tutti i pomeriggi tra le 18 e le 18:30. Oggi è toccata alla Sciura Nina Zilli. Grazie ragazzi, ciao. Grazie mille, in bocca al lupo, senza appartenere alla sua canzone. Vamo là. Però quando adesso partono questi, si ricorderanno di fare rifornimento al distributore, si firmano a 20 miglia come prima. Non lo so, adesso vediamo. Sì.
2 e 5.